Ciao a tutti ragazzi, bentornati. Oggi per lo Snowtorial parliamo di box. Parliamo di box, quindi di come iniziare a scivolare su un box. Questo che vedete è un box, questa qua è la parte di entrata, e già che ci sono vi dico anche una cosa: questa parte qua non è un salto, ok? Serve se fate la struttura, quindi non saltate al lato dei box, rovinate il kicker, gli shaper si arrabbiano e in generale non va fatto. Quindi non saltate su questa cosa qua, saltate in giro per le piste o nei salti, che è la cosa migliore. Detto questo, qui davanti a noi abbiamo un box, ragazzi, quindi parte di entrata, scivolo sopra, parte di uscita, ok? Ovviamente le forme possono essere tantissime. Qua in questo caso abbiamo questo, che è un classico box flat. Sopra abbiamo una salita discesa e un altro in salita con l'uscita un pochino più alta. Allora, la sensazione che si prova su un box, per farvi capire un po' com'è quel tipo di scivolamento, è la stessa sensazione che proviamo quando in pista ci troviamo su una lastra di ghiaccio. Quindi, se pensate a quel momento, sicuramente vi verrà in mente il fatto di avere paura di andare sulla lamina, perché sapete bene che se su una lastra di ghiaccio vado sulla lamina, nella maggior parte dei casi perdo bilanciamento e cado. Sul box devo agire nella stessa maniera, cioè evitare il più possibile di andare in lamina, e quindi tutti i vari trick che vado a fare devono essere fatti a tavola piatta. Quindi prima di andare a fare un box devo imparare ad andare a tavola piatta. Penso che in un prossimo video vi farò vedere anche come andare a tavola piatta. Questo qua lo dedichiamo a chi già sa andare a tavola piatta e vuole iniziare a muoversi su un box e a fare qualche piccolo trick per iniziare. Ovviamente non dovrei nemmeno dirlo, ma il casco è obbligatorio. Quindi se entrate in park, ma ormai anche se andate in pista, se andate anche fuori pista, cioè il casco, ragazzi, non succede, ma se succede qualcosa, cioè il casco vi salva la pelle, quindi casco mettetelo in ogni caso. Siamo pronti, direi che ora è giunto il momento di farvi vedere come si gestisce il box. Allora, per mia fortuna è arrivato buon Gianmarco, che ora sfrutterò il più possibile, perché così almeno non devo andare avanti e indietro io, e vediamo un paio di 50, così almeno vedete bene com'è l'ingresso, com'è l'uscita, come si imposta la partenza e come si va a scivolare sopra. Quindi sei il mio uomo per oggi. Giro, entro, piego le gambe. La cosa importante è che quando siete sopra, ok, lo sguardo non deve andare giù, devo guardare avanti, devo guardare la fine del box, ok? Come avete visto, mi giro, lascio scivolare, entro, guardo avanti, chiudo. La chiusura, possibilmente, se la velocità è giusta, la dovreste fare o con un piccolo saltino o comunque andando dritti senza andare a schiacciare la tavola sul box, perché sennò poi ovviamente in atterraggio rischia di farvi perdere il bilanciamento. Ok, ora vediamo un'entrata a punte. Ora vediamo un'entrata dalle punte, quindi un'entrata che si fa principalmente sui rail, ok? Anche sui box, non è che, però diciamo che è l'entrata classica che si va a fare sul rail, quindi o dalle punte o dai talloni. Ovviamente per lui è destro avanti, quindi la partenza deve essere fatta più sul lato destro. Entrata dalle punte, pam, chiusura, perfetto. Come vi dicevo, quindi l'entrata dalle punte per uno che è destro avanti, goofy, sarà dal lato destro verso il box. L'entrata dalle punte per uno che è sinistro avanti sarà da sinistra verso il box. Ok, ora vediamo l'entrata dai talloni, quindi destro avanti, entrata dai talloni, partirà dal lato sinistro, l'entrata sarà dal lato sinistro verso il box.
Ovviamente l'entrata dai talloni, quella che avete visto adesso, è quella più difficile, ok? Perché è principalmente, diciamo, quella che si fa un po' meno. Però vedete che basta seguire bene la linea, basta evitare di andare troppo in rotazione per andare a cercare la struttura e automaticamente ci si arriva sopra molto bene. Bene! Grazie a Gianmarco che mi ha salvato l'andare avanti e indietro da solo, riprendermi da solo come faccio di solito. Lo snow tutorial di oggi finisce qua. Scrivetemi nei commenti ovviamente se c'è qualche trick in particolare che volete vedere, se c'è qualcosa che vi interessa, che volete chiedermi, scrivetelo nei commenti. Un like gratuito come al solito, non costa niente. E iscrivetevi al canale, ragazzi, perché se vi interessa, se vi piace, a sto giro dovrebbe essere una cosa che continuerà e non finirà nel nulla. Quindi vi aspetto al prossimo. Questo è un bordo finito.